Sarebbe potuto andare meglio, ma anche peggio. Allo Zaccheria, gara dai tanti volti. I biancazzurri steccano l'approccio. In realtà una costante degli ultimi tempi. Gol di Peterman e palo di Ogunzei. E quindi reagiscono in maniera decisa e convincente. Rigore di Rafià. C'è la sensazione che l'inerzia sia cambiata, ma nel contempo arriva anche il secondo legno, timbrato questa volta da Schenetti in chiusura di frazione. In avvio di ripresa il gioiello di Facundo Lescano. Punteggio ribaltato. Il Foggia sembra accusare squadra in difficoltà, ma succede quello che non ti aspetti. Il Pescara smette di giocare pensando di poter gestire, probabilmente affiora anche un po' di stanchezza per le tante partite ravvicinate. I rossoneri riprendono coraggio e ne approfittano segnando il definitivo 2-2. Il Foggia dell'ex Rossi si è confermato avversario tosto e di valore, del resto non arrivi in semifinale per mero caso, soprattutto dopo aver rimontato 3 gol al Cerignola e 2 al Crotone. A fine primo tempo Zeman ha sostituito gli esterni Merola e Delle Monache, rimasti per il Boemo sempre troppo larghi, dunque assai poco incisivi e determinanti. Pur vero però che i due centrali pugliesi, Leo e Rizzo, sono clienti scomodissimi per chiunque, rapidi e aggressivi, non aspettano ma attaccano alti gli esterni, impedendo loro di girarsi per l'uno contro uno in campo aperto. Per esempio nell'azione del primo gol, pressing fatto con i tempi giusti sulla fascia mancina delle Monache, aggredito alto da Grattoni, e sviluppo nello stretto con cross, scarico e conclusione vincente di Peterman. Nella circostanza troppo schiacciato Rafià, che esce in ritardo sul capitano foggiano, quindi palo di Ogunzeie, ma reazione decisa dei biancazzurri, tutt'altro che scontata in un clima incandescente, per questo da rimarcare. Non ha fatto tremato il giovane Andrea Daniello, chiamato a sostituire a fine primo tempo l'infortunato Pizzari, 20 anni appena compiuti, è stato preferito a Sommariva. Sul 2-2 l'ex Cagliari e Teramo salvato porta il risultato, andando a disinnescare il velenoso destro di Bjarkason, migliore interprete dell'11 di Delio Rossi. Dunque tutto rimandato alla sfida di ritorno in programma giovedì all'Adriatico, ore 20:30. Tra i biancazzurri rientri importanti di Brosco, Palmiero e Milani. Plizzari da valutare, fastidio all'adduttore, ma nulla di preoccupante, almeno così sembrerebbe. Foggia senza gli squalificati Contec e Di Noia. Tornerà a disposizione il difensore spagnolo Rutiens. In caso di parità al 90esimo, i gol segnati in trasferta non valgono doppio, tempi supplementari e eventualmente calci di rigore.